Secondo una stima della Federazione Italiana Associazioni Imprese, Viaggi e Turismo, sono circa 10.000 gli italiani che dovranno fare i test al rientro dalle vacanze in Spagna, Grecia, Croazia e Malta. L'ordinanza numero 78 del Presidente della Regione Toscana e quella del Ministero della Salute parlano chiaro: chi rientra da questi paesi deve registrarsi utilizzando il modulo online e una volta fatta la registrazione verrà contattato dall'azienda sanitaria competente per fare il tampone. Devono fare il tampone o nel paese da cui partono e devono comunicare il risultato appena sbarcati o devono fare il tampone subito da noi e per farlo devono A. iscriversi al sito regionale, B. e contattare il numero verde regionale per avere l'appuntamento. È su base volontaria, non c'è dubbio, ma nel caso in cui ci fossero dei contagi con conseguenze sulla salute pubblica, sarà ovviamente accertata una precisa responsabilità, nel caso anche penale. Sì, noi fortunatamente per ora grandi casi di persone che hanno commesso delle inosservanze, non abbiamo una grande esperienza, però sicuramente se viene non osservata un'ordinanza della Regione Toscana, noi procediamo a fare le segnalazioni all'autorità giudiziaria. È un'ordinanza, quindi è una prescrizione, un vincolo. L'invito, quindi, è quello ad avere una spiccata coscienza civica oggi più che mai e di dichiarare il rientro da questi paesi o l'insorgenza di sintomi. Per chi rientra da altri paesi in cui la circolazione è libera, in base al DPCM del 7 agosto, il tampone viene praticato a coloro che ne faranno richiesta attraverso i dipartimenti della prevenzione delle varie aziende territoriali. Importante anche l'attenzione sui giovanissimi che frequentano i luoghi della movida. Credo che bisogna anche con l'aiuto vostro trovare anche dei sistemi più efficaci per far arrivare questo messaggio ai ragazzi, perché è inutile nasconderselo, basta uscire fuori la sera nelle località, in quasi tutte le località, e mi sembra che queste precauzioni fondamentali non siano granché applicate.